Come diceva giustamente, mi ricordo il tuo nome, Ornella, è una delle paure più radicate che si verifichiamo sempre nella nostra vita, no? Perché nasciamo e già l'abbandono quello, no? Ma mi abbandoni ogni volta che si chiude un ciclo, dobbiamo assimilare il concetto dell'impermanenza. Questa è la cosa, cioè dobbiamo renderci conto che tutto è ciclico, ma il ciclico non vuol dire che finisce e si esaurisce, è tutto in continua perenne trasformazione. Quindi l'abbandono è inevitabile, perché il nostro corpo ci abbandonerà prima o poi. Siamo tutti d'accordo? Sì. Prima o poi ci abbandonerà. La nostra mente pure prima o poi ci abbandonerà. Tutto ci abbandonerà. Quindi questa fa parte, diciamo, delle regole del gioco. Quindi questa è una delle cose, le cose che dovremmo eliminare l'ignoranza sono fondamentalmente, uno è questa cosa qua, cioè smettere di credere che le cose debbano durare per sé, per sempre non esiste, neanche le relazioni sentimentali affettive, qua è colpa di Walt Disney, vissero per sempre felici e contenti, non esiste, le cose si trasformano, ma noi dobbiamo con la legge dell'attrazione imparare a cavalcare l'onda. Per cui le cose si trasformano e noi seguiremo l'onda, ci muoveremo con l'onda. Il problema è che noi siamo l'onda. Cioè il problema, la soluzione, è il fatto che noi siamo l'onda. Perché la seconda a livello di ignoranza è che noi siamo interconnessi con tutto il resto. Quindi noi, se noi ci lasciamo, come dire, trasportare dal mare energetico in cui siamo immersi, riusciamo ad attrarre cose molto importanti nella nostra vita senza lamentarsi. Quando le persone si lamentano che sono nel traffico, che c'è tanto traffico, non si rendono conto che loro sono il traffico. Quando tu sei nel traffico, fai parte del traffico, ti lamenti, cioè, vuol dire, anche tu generi traffico, come tutti gli altri. Quindi noi siamo immersi e nessuno di fatto ti potrà mai abbandonare, perché l'abbandono è un'illusione del nostro ego. Perché se siamo tutti interconnessi ci trasformeremo. Ma è come la goccia che ha l'illusione di essere abbandonata dal mare quando schizza un po' in alto. Su schizza ha fatto un raschiamento? Qualcuno? Lui si è grattato su schizza, vabbè. Anche lui si è grattato su schizza. Su schizza. Quindi quando lo schizzo va in alto, diciamo, vediamo chi si gratta qua. Succede questo, l'abbandono non esiste di fatto. È una percezione che noi abbiamo, erronea, è frutto dell'ignoranza. Ah, è frutto dell'ignoranza. Ma non può esistere l'abbandono, cioè nel senso che veramente, se noi adesso nelle meditazioni che facciamo, sfruttiamo questa parte del nostro cervello che ci dice che noi siamo immersi in un mare praticamente energetico. Allora, qual è il concetto di fondo, diciamo così? L'ignoranza che dovremmo eliminare. Uno è quello di credere, di aggrapparci, diciamo così, alle cose come se fossero statiche permanenti. Questa è una forma di ignoranza, cioè è inutile. Tu inizi una relazione oggi, sai già che è iniziata a finire da oggi, perché è in perenne continua trasformazione, cambierà, diventerà qualcosa di meglio, qualcosa di peggio, ma non potrà mai rimanere uguale. Dimmi. Ma forse la volontà anche, io parlo per me, forse sì. La volontà in generale è quella di, quando finisce un rapporto, di mantenere i rapporti anche solo di amicizia. È una questione anche proprio di continuo attaccamento, magari direzionato in un altro modo. Allora, sì. Però, cioè, per non sentire forte questo distacco dell'attaccamento, direzionare l'energia in un altro modo. Sì. Allora, io dico questo. Allora, se tu sei libera mentalmente, se tu sei libero mentalmente puoi fare qualunque cosa, cioè sei veramente padrone. Se tu, cioè noi dobbiamo diventare padroni di noi stessi, cioè se una relazione si interrompe non ho attaccamenti posso agire strategicamente. Il problema è che se abbiamo attaccamenti agiamo nel modo peggiore, perché agiamo spinti dai nostri stessi attaccamenti che ci faranno vivere le nostre paure. Se noi pensate, ma veramente quando non siete innamorati di qualcuno, agite nel modo migliore, perché, oppure come diceva lui, fin tanto che la relazione non ho sviluppato attaccamento funzionava bene, dopo inizia a funzionare male perché ho sviluppato attaccamento, quindi e quella lì è l'origine del male. Ma perché attaccamento in una relazione? Non ho capito. Perché si sviluppa attaccamento in una relazione?
si sviluppa attaccamento per ignoranza. Ma sempre. Sempre no, cioè dovrebbe non svilupparsi, cioè dovremmo cercare di non svilupparlo. Non è detto che si sviluppa, molto frequentemente si sviluppa. L'attaccamento da cosa nasce? Nasce dall'ignoranza. Di che cosa? Che le cose cambiano. Che le cose cambiano continuamente. E questo dobbiamo accettare. Ma il fatto che le cose cambiano, da un certo punto di vista, è positivo, perché vuol dire che noi abbiamo la possibilità di evolverci, abbiamo la possibilità di trasformarci. E non è detto che sia sempre quella persona, sempre fatta nel suo modo, che le cose... Cioè, dobbiamo veramente entrare... Non so se sono chiaro o meno, ok? Cioè, una volta che uno l'ha capito a livello di ascolto, dovrebbe assimilarlo e poi metterlo in pratica nella sua vita. Così attrae le cose. Cioè, paradossalmente, se vuoi attrarre la persona A, devi distaccarti da A. Questo è il nucleo della legge dell'attrazione, è quello. Cioè, finché c'ho l'attaccamento, mi potrà anche andare... Ma il problema qual è? Che se io ho l'attaccamento e per caso divento un qualcuno che ne so, perché la congiunzione di Giove con Saturno fa sì che io riesco per caso a attrarre questa persona, anche se ho attaccamento, ma sarò infelice comunque. È chiaro il concetto, no? Cioè, se tu attrai una persona... Perché ti hanno lobotomizzato, per dire, ti dicono, cioè no, ma ad esempio le persone mi chiedono dei consigli, no? E io do dei consigli, le persone magari fanno A, B, C e attraggono la situazione e la cosa funziona perché loro non hanno pensato, non perché siano stupidi, io non ho attaccamento, potevano chiedere anche all'amico, no? Fanno A, B, C perché chi non ha attaccamento ti dà bene o male i consigli giusti, fai A, B, C, tu attrai la situazione. Ma nel momento in cui hai attratto quella persona lì di nuovo, sei punta a capo, perché se tu rientri nel meccanismo perverso di attaccamento, dopo, che ne so, un mese, due giorni, ritornerai nella situazione antecedente. Riprodurrai la stessa, cioè, è come se avessi uno stampino che continua a riprodurre la stessa cosa. Per un momento magari non lo fai perché hai seguito dei consigli, delle indicazioni, ma dopodiché, quando, come dire... io posso pulire, che ne so, il fiume che è inquinato a valle, ma se non elimino la sorgente prima o poi sarà di nuovo sporco. È chiaro, no, questo concetto? È inutile che metto a spazzolare il fiume, perché comunque se non elimino la sorgente inquinata all'inizio, dimmi. Sì, ma quindi vuol dire che l'amore non esiste, è un'illusione. L'amore esiste, ma non è quello che, crediamo noi. L'amore esiste, ma non è quello che crediamo noi. Noi confondiamo l'amore con l'attaccamento. L'attaccamento è il contrario dell'amore. L'amore qual è? Io desidero che tu sia felice. Sei felice con un altro, sono felice pure io. Questo è amore. Se invece io mi incazzo che tu sei felice con un altro... Noi diciamo il contrario, no? Noi diciamo, mi incazzo se tu sei felice con un altro. Anzi, siamo contenti se con l'altro che vai ti vanno male le cose. E ti vanno... Cioè, questo è il contrario dell'amore. Quindi l'amore... Il narcisista allora ha capito tutto nella vita. No, il narcisista non ha capito niente perché non si... Non ama. No, ma non ha capito...